Sei un imprenditore o un direttore vendite o hai a che fare con un team di venditori? Allora immagina per un attimo il tuo miglior venditore come se fosse un grande calciatore, un bomber, la punta di diamante della tua squadra. Immagina che questo tuo calciatore sia uno tosto, uno che di media segna sempre 50 gol a stagione. Poi però accade qualcosa, un infortunio, un episodio familiare, cambiamento del mercato. Ed ecco che il fenomeno dell'anno prima comincia ad avere risultati comuni, quelli che hanno i calciatori scarsi. Si mangia gol incredibili, non è attento, non performa più ed entra in un circolo vizioso. Meno gol, meno motivazione, ancora meno gol, ancora meno motivazione. Ecco, nella vendita è la stessa cosa. Come il rendimento di una squadra di calcio dipende dalla motivazione dei suoi giocatori, il rendimento della tua rete vendita dipende da quanto i tuoi venditori sono in grado di essere sempre motivati, da quanto sono in grado di dare sempre il meglio di loro stessi. Perché c'è poco da fare. Se il tuo atleta non trova la motivazione per fare il suo lavoro in modo eccellente, tu puoi dargli tutti gli script di vendita, tutte le strategie, tutto il supporto di questo mondo, ma non riuscirà mai a fare bene. E se hai già avuto a che fare con un team di vendita, saprai certamente che le oscillazioni nel rendimento del team sono legate a cosa gira nella testa dei tuoi venditori. Dunque la domanda è: ma come motivare un venditore affinché egli possa performare sempre al suo massimo? Come gestire eventuali momenti difficili ed evitare che si trasformino in spirali negative del tipo vendo poco, mi demotivo, vendo poco, mi demotivo? Ed ancora, come gestire un gruppo e tutti i problemi delle dinamiche di gruppo che si vengono a creare? Problemi come l'invidia verso chi ha venduto di più o la depressione se hanno venduto di meno, quella brutta pratica in cui tutti si uniformano al peggiore della squadra e giustificano le proprie basse prestazioni guardando quelle degli altri. E ancora, ha senso concedere benefit economici? Sono davvero efficaci nel lungo termine? Nel corso di anni di ricerca nel mondo della vendita e della costruzione di reti vendita, ho avuto spesso a che fare con il problema della motivazione dei venditori. Per questo ho costruito una mia ricetta, una serie di best practice per mantenere sempre alta la motivazione del venditore e di tutta la squadra. Ecco perché nel corso di oggi ti spiegherò come funziona il cervello umano e come sfruttare i suoi meccanismi per avere una rete di vendita sempre motivata. Quando, se usare benefit e premi o altri strumenti, il tutto con lo scopo di mantenere un bel clima in azienda, il rispetto e la motivazione elevata. Come lavorare con il singolo venditore, come aiutarlo a trovare la sua motivazione sempre, perché quando lui vende tu non sei accanto a lui, ecco perché devi imparare a cavarsela da solo. Ma soprattutto, nel corso di oggi scoprirai le migliori best practice che ho scoperto in anni di lavoro, in anni di studio. Best practice per mantenere motivato e performante per lunghi periodi e in qualsiasi condizione di mercato la tua rete vendita. Dunque, se vuoi imparare ad ottenere il massimo dalla tua rete vendita, seguimi in questo corso. Iniziamo subito.